Buongiorno e ben ritrovati su You Capital, grazie per essere con noi nel nostro inizio settimana. Oggi stiamo assistendo a un rialzo delle principali borse asiatiche, anche se va detto che Tokyo è rimasta chiusa per il festeggiamento dell'equinozio d'autunno. Il clima dei mercati però è ancora positivo grazie soprattutto al recente taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve. A questo si aggiunge anche l'intervento della banca centrale cinese, che questa notte ha immesso liquidità per un totale di 234 miliardi di yuan. L'obiettivo è quello di mantenere una liquidità sufficiente per il sistema bancario fino alla fine del trimestre. Non solo, l'istituto centrale ha anche ridotto il tasso delle operazioni contro termine a 14 giorni, portandolo all'1,95%. Guardando quindi i mercati asiatici, Shenzhen segna un avanzamento con un incremento dello 0,49%, bene anche Hong Kong che sale dello 0,36%, mentre consolida sui livelli della vigilia Seoul con un lieve aumento dello 0,12%. Questa è la situazione che si è svolta in Asia nelle scorse ore, e adesso invece siamo pronti ad andare a vedere come inizia questa settimana, questo lunedì 23 settembre, anche il mercato europeo, appunto, che ha avuto la sua opening bell pochi secondi fa. Andiamo subito a vedere insieme l'apertura e iniziamo dal nostro indice italiano, il FTSE MIB, che parte in leggero ribasso, 0,07%, 33.737 punti, mentre il CAC francese è in leggerissimo ribasso, 0,07%, 7.494 punti. L'Ibex spagnolo invece ha un'apertura positiva, 0,18%, 11.770 punti, bene anche l'Eurostock, che sale dello 0,10%, a quota 4.876 punti, mentre rimane leggermente penalizzata la piazza inglese, che perde lo 0,11%, 8.876 punti. Questa è la situazione in Europa. Passiamo adesso alle commodities, andando a vedere il prezzo del petrolio, che in questo momento rimane in leggero rialzo. Partiamo dal WTI americano, che presta 71,22 dollari al barile, mentre il Brent inglese, con un leggero rialzo dello 0,16%, arriva a 73,99 sempre dollari al barile. Ancora prezzo dell'oro vicinissimo ai massimi storici, al momento siamo a 2.623 dollari l'oncia, massimo storico toccato nello scorso weekend, il rialzo al momento dello 0,07%. Concludiamo andando a vedere anche lo spread. Quest'oggi il differenziale tra il decennale italiano e il decennale tedesco è in leggera risalita a 135 punti, con il decennale italiano dal rendimento annuo in risalita dello 0,45%, con un rendimento totale al 3,55%, e quello tedesco invece che rende il 2,20% annuo, il rialzo in questo caso rispetto ai valori di settimana scorsa dello 0,36%. Euro dollaro a 1,11,51, con un leggerissimo deprezzamento della moneta unica nei confronti del biglietto verde, e concludiamo insomma con i dati macroeconomici della giornata, quindi tutti gli appuntamenti che ci aspettano nelle prossime ore, a partire dalle 9:30, quindi tra pochissimo siamo in attesa del PMI composito tedesco, che uscirà appunto tra meno di mezz'ora. Poi arriverà anche quello inerente il Londra, quindi la Gran Bretagna, e poi subito dopo l'indice composito dei servizi di tutta l'Unione Europea. Quindi una giornata dedicata ai PMI, almeno quella che vede insomma protagonista l'Europa, e quindi la mattina. Attenderemo poi il pomeriggio, come sempre, per i dati americani, anche se oggi è una giornata abbastanza scarsa di appuntamenti che arrivano da oltreoceano. Sicuramente tra i più importanti, alle 16:15 ci sarà un nuovo discorso di un membro della Fed, che è Goodbiz, che appunto parlerà nel pomeriggio italiano. Vedremo se ci sarà qualche dichiarazione insomma aggiuntiva rispetto a quelle di settimana scorsa, nel quale, lo ricordiamo, la Federal Reserve ha deciso di iniziare il taglio dei tassi di interesse con un maxi taglio dello 0,50%, quindi di 50 basis points. Per ora è tutto, questi sono tutti gli aggiornamenti, noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme sempre qui su You Capital. A tra poco.